Oh, io anche quando è venuto qui l'anno scorso ero molto, sono stato molto molto contento perché innanzitutto è un ragazzo serio che prende il suo lavoro a 360 gradi ed è molto rispettoso sia dell'ambiente che della società dove si trova. È un grande lavoratore e credo che il Pisa abbia fatto un grandissimo acquisto perché una volta risolti i suoi problemi, io l'ho visto, sta bene adesso. C'è un valore importante per questa categoria e anzi io mi auguro di tornare dove stava prima. Ah, diciamo che lui è un giocatore che vabbè, predilige molto le pallette anche per la sua stazza, ma è uno molto ordinato che tiene molto bene il reparto ed è capace anche di tenere anche gli altri componenti della linea difensiva molto tranquilli e messi bene in campo. Credo che possa essere anche un valore aggiunto dal punto di vista della personalità, perché è un ragazzo molto positivo, sempre concentrato e sono doti che fanno la differenza, soprattutto in un campionato così lungo come la Serie B. Sta giocando in coppia con un altro ragazzo che conosci, che è Del Fabbro, che lo scorso anno era ad Ascoli, ha avuto una grossa esplosione a Pisa. Pensi che sia una coppia difensiva interessante e che si trova bene anche insieme? Sì, perché penso che Dario abbia quell'esplosività che comunque compensa anche con le lunghe leve di Milan. Quindi credo sia una coppia molto equilibrata. Poi il mister è molto bravo e saprà metterli in campo nel modo migliore. Ma credo che sono molto contento per Dario perché qui ha giocato un po' a intermittenza perché è stato un campionato molto strano il nostro, anche con molti infortuni. Ma credo che quest'anno stia dimostrando le sue doti e poi lo vedo. Ha bisogno molto di tranquillità e fiducia e credo sia l'allenatore che la piazza di Pisa gliel'abbiano dati e lui sta ripagando nel migliore dei modi.